Gloria al Signore. Benedico il Signore questa mattina di questa bella opportunità che mi dà di vedervi, di stare insieme e di gioire davanti a Lui, ricordandomi anche che in questa opera c'è anche un pezzettino della mia vita, perché la gioia del Signore che ci metteva di venire a Fossano a stare insieme con i fratelli è stata una cosa bellissima. Bellissima, eravamo più giovani, ma una tale forza che veniva dal Signore. E quello che fa il Signore poi verrà sempre a portare frutto. E la mia gioia questa mattina è nel leggere la parola di Dio, come il Signore mi ha messo nel cuore. La troviamo nella la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, dal verso 5. Amen. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Leggeremo poi dal verso 13 del capitolo 2. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Alleluia. Sono stato colpito da questa lettera ai Tessalonicesi, ultimamente la sto leggendo spesso, ma poi mi è venuto in mente anche che leggendo negli Atti degli Apostoli, quando Paolo con i suoi compagni andarono ad Antiochia di Pisidia, entrarono nella sinagoga, si sedettero e poi è scritto nella Bibbia appunto che dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire a Paolo e ai suoi compagni: se avete qualche esortazione, ditela per il popolo. Se avete qualche esortazione. Questa mattina è una parola di esortazione. E così iniziò Paolo a predicare il Vangelo, piano piano si introduceva attraverso le scritture. Intanto incominciò a dire che Israele è opera di Dio. Ha parlato della 400 anni in schiavitù in Egitto, ha parlato anche di 450 anni poi uscito dall'Egitto nel deserto, poi i giudici e poi appunto volevano un re con Saul, con Davide, poi c'è scritto che attraverso da Davide appunto veniva la progenie che sarebbe stato il Messia, fino a che ha predicato per mezzo dello Spirito Santo, ha predicato il Cristo che è venuto, che è morto, che è stato ucciso, ma anche che è risuscitato. Parlando così, parlando con le scritture, dice che aveva una tale convinzione l'Apostolo Paolo, che molti, prima che loro uscissero, hanno detto: venite il prossimo sabato a parlarci le stesse cose. Perché? Perché lo Spirito di Dio ha toccato i loro cuori in un modo efficace, perché il messaggio questa mattina è questo: la parola di Dio sia efficace nel vostro cuore, nel tuo cuore, sia efficace la parola di Dio vivente, perché noi predichiamo Cristo risuscitato da morti, perciò vive, e dove vive se non nel vostro cuore, nel nostro cuore. Sia efficace la vita del Signore nella nostra vita, arrendiamoci a Lui. Io mi sembra che 2 o 3 settimane fa dovevo portare un piccolo messaggio un mercoledì a Carmagnola e io non sapevo cosa dire e dicevo: Signore, cosa devo dire ai miei fratelli? Perché non sapevo che cosa dire, leggevo, giravo, facevo, non sapevo che cosa dire, ma la parola di Dio, lo Spirito Santo è venuto e mi ha detto: incoraggiali, di che io sono potente in loro.
di che io sono potente in loro e di rendere agevole l'opera dello Spirito. Alleluia! È questo che dobbiamo avere nel nostro cuore, rendere agevole l'opera dello Spirito, e lo Spirito e la parola è solo una stessa cosa. E quando c'è lo Spirito e la parola nel tuo cuore, credi, c'è scritto qui, la quale opera efficacemente in voi che credete. Cosa ha bisogno lo Spirito del Signore e la parola? Cosa ha bisogno? Che tu credi. Cosa ha bisogno il Signore? Che tu credi, che tu ci credi. La Chiesa, quando crede alla parola di Dio, quando dice il pastore ci vediamo per la preghiera, se la parola è dentro di te e tu ci stai credendo ed è efficace, non soltanto quel giorno ti radunerai con i tuoi fratelli, ma tutte le volte che diranno insieme andiamo davanti al Signore a portare le nostre lodi, tu sarai il primo, se tu ci crederai e la parola di Dio dimora in te, sarà efficace dentro di te, sarà efficace nella tua casa, sarà efficace nella tua vita, sarà efficace la parola di Dio vivente nella tua chiesa. Perché? Perché Gesù è vivo in noi. Perché Cristo vive in noi e per questa magnifica vita del Signore dentro di noi non staremo più seduti. Guardate, non staremo più seduti perché il nostro cuore talmente arde per Lui a un certo punto che veramente scoppierà di gioia della Sua presenza. Il Signore Gesù gli ha detto, voi mi vedrete di nuovo. E la vostra gioia nessuno potrà toglierla, perché vi vedrete in un modo nuovo, vi vedrete nella nostra vita, nella vostra vita, vedrete Cristo il Signore vivente dentro di voi, è Lui che espira i canti dentro di voi, è Lui che vi fa pregare, è Lui che vi fa innalzare i canti di gioia, è Lui che vi darà la parola giusta al momento giusto, Egli riempirà la vostra bocca quando dovete parlare. E mi viene in mente una bellissima testimonianza. Siccome mi piacciono gli spirituals, ho comprato un libro dove parla di questi spirituals e c'era la testimonianza di una schiava. Diceva, il Signore Gesù stesso mi ha battezzata e mi ha detto, figliola, io stesso ti ho battezzata, vai nel tuo mondo, parla di me, apri la tua bocca e io la riempirò, non temere, vai, apri la tua bocca e io la riempirò. Devi sapere che io tengo il mondo come il pugno di ferro. Io ti mando e tu andrai. Bellissimo. Perché la bocca di quella donna andò a predicare il Vangelo. L'Apostolo Paolo andò a predicare il Vangelo. Cosa predicavano? Parola di uomini? Cosa predicavano? Parola senza nessun effetto? No, hanno predicato una parola che ovunque andavano, predicavano Cristo Gesù, il Signore crocifisso e risuscitato dai morti. Perciò c'è un'efficacia nel Signore Gesù, efficacia dentro di noi, efficacia dentro di noi. Non è un Signore che non fa nulla dentro di noi, è un Signore che invece opera, e quest'opera è efficacia. Il Signore dice, come appunto la pioggia, la neve scendono dal cielo e non tornano a me a vuoto, se non prima bagnano il terreno, lo fecondano e poi tornano per essere fertile, così è della mia parola. Non torna a me a vuoto, se non prima fa quello che io la mando, efficace. Efficace, dice il Signore, la mia parola è efficace dentro il vostro cuore, se voi credete in me, credete nella mia parola, ubbidite. Quando uno ascolta Dio, lo sta onorando, quando uno lo ubbidisce è la cosa più grande e più bella che possa esserci. Per questo ubbidiamo al Signore, ascoltiamo la sua parola, egli diventerà efficace in noi.
non sarà più debole, ma forte. Quando dice Signore, tu sei debole, ma io ti faccio forte, credici, diventa efficace in te questo. Io non so pregare, maestro, non so pregare. Credici che il Signore ti dà la preghiera del Signore. Credici che il Signore ti condurrà ai suoi piedi. Non ho forza, Signore. Credi che il Signore è Dio di ogni forza, psicologica, spirituale, fisica. Credici, diventerà efficace. Efficace la parola di Dio in voi che credete. Ascoltate, questo è, non lo so spiegare, forse non lo so, ma questa è una parola che veramente cambia la nostra vita. Se la parola di Dio vivente nella nostra vita che crediamo diventa efficace, non sarà più lo stesso. La mia chiesa non sarà più lo stesso come la chiesa dei Tessalonicesi. Abbiamo visto che non avevano, cioè la loro fede è andata oltre i confini. E l'apostolo Paolo diceva: non abbiamo bisogno di parlare perché gli altri, i vicini, i paesi qua vicini sanno già della vostra fede. Perché? Perché il Vangelo che è stato predicato a Tessalonica era un Vangelo non di parole soltanto, ma di spirito e di potenza e di piena convinzione. La piena convinzione di chi? Di Paolo, di voi che credete quando parlate del Signore Gesù. La vostra convinzione che viene dallo Spirito di Dio vi fa parlare con convinzione e compungerà i cuori, e i cuori non saranno più uguali, non saranno più le stesse. Come la Chiesa di Tessalonica dice, apostolo Paolo diceva che voi siete imitatori della Chiesa di Dio. Perché? Perché la parola di Dio vivente è efficace nella Chiesa, si è adoperato per manifestare la gloria di Gesù. La gloria di Gesù. Unto di gloria è il nome del Signore. Non c'è un altro nome. Solo il nome di Gesù è unto di gloria. E noi siamo i suoi servitori e dobbiamo innalzare il Signore Gesù e dobbiamo obbedire alla sua parola e dobbiamo essere pronti al suo comando e dobbiamo essere ai suoi piedi per imparare la sua giustizia. Alleluia! Che bella la parola di Dio! E dice ancora nella Bibbia, quelli che amano la tua legge sono veramente pieni di pace. Sì, è vero, perché la parola di Dio efficacemente in voi vi dà pace, efficace in voi vi dà gioia, efficace in voi vi dà forza, efficace in voi vi dà speranza. Perciò pregheremo come? Con fiducia. Il Signore dice che ci visita, come dice appunto nell'Esodo, quando Dio disse a Mosè: di, parla al popolo di Israele, di che costruisca un altare. Intanto gli disse: guarda, avete sentito solo una voce, perciò non dovete avere altri dei vicino a me. Costruisciti un altare di terra, costruiscilo e sopra offri i tuoi agnelli, offri le tue montoni, offri i tuoi buoi, costruiscilo, perché dove io farò ricordare il mio nome, io verrò e vi benedirò. Alleluia. Quando tu preghi, intanto c'è da dire una cosa. Noi andiamo a Cristo e noi andiamo a Dio attraverso il sacrificio del Signore Gesù. Dio si è scelto il suo altare. Dio si è scelto il suo agnello. L'agnello di Dio Gesù Cristo, offerto per noi. Oggi possiamo adorare il Signore Gesù, possiamo adorare Dio perché Cristo si è dato alla croce, si è offerto alla croce. Oggi, questa mattina, possiamo dire grazie Signore, sacrifici di ringraziamento, perché Dio si è dato per noi in Cristo Gesù, ha già pagato ogni cosa. Rendi efficace questo, Signore, nella mia casa, nella mia vita. La mia parola non deve essere vuota, Signore, rendila efficace, uncila tu di forza e di potenza perché possa toccare i cuori. Come faccio? Non posso da solo toccare i cuori, se non che tu mi ungi affinché sia efficace la parola di Dio in me.
là efficacemente io predicherò il Vangelo ed efficacemente il Signore toccherà i cuori, efficacemente il Signore manifesterà la sua presenza. Non cammineremo più senza forze, ma cammineremo con le lodi come questa mattina stiamo facendo già, ma con l'efficacia dello Spirito Santo. Questa fede che noi abbiamo deve essere fuori anche da questo luogo di Fossano, perché i paesi vicini, è bellissimo vedere questo qui, che i paesi vicini sapevano già della fede dei Tessalonicesi, non c'era bisogno che andare qualcuno a predicare perché già lo sapevano, perché il Vangelo di Gesù Cristo efficacemente sta toccando i cuori, tocca i cuori, manifesta nella vita di ogni credente la sua presenza. Alleluia, alleluia. È vero, Gesù vive. 2 settimane fa avevamo una preghiera così a Carmagnola, eravamo pochissimi, eravamo in 4, quasi desolati proprio. Non sentivamo la presenza di Dio, non sentivamo niente, e io a un certo punto mi sono messo a dire: Signore, ma qui c'è stanchezza di tutto. C'è solo stanchezza, altro che ballo davanti al Signore. C'è solo stanchezza, Signore. Vieni, Signore. Vieni a darci forza, Signore, abbiamo veramente bisogno di essere fortificati per aprire la nostra bocca e glorificare il tuo nome. Non c'era questa forza, non c'era questa gioia davanti al Signore. Guardate che il Signore è vivente che ascolta la preghiera. A un certo punto è venuto su di noi il suo Spirito Santo, che è venuto in noi piano piano, si è posato sulla nostra vita e ci ha dato un riposo. Abbiamo sentito una pace. Come quando uno cade a terra, così quando il Signore ti benedice e ti riempie di gioia, di potenza. Abbiamo sentito, eravamo tutti in silenzio a godere la presenza di Dio, la pace, il suo riposo. Stavamo riposando nel Signore, eravamo lì coscienti, eppure c'era il suo riposo. Guardate, efficacemente il Signore viene, perché lo sa quello che noi abbiamo bisogno. Lo sa quello che abbiamo bisogno, sa che abbiamo bisogno della forza, perché la forza dello Spirito Santo ci fa manifestare quello che Lui è in noi. Gesù è vivo in noi, e se Gesù è vivo in noi è impossibile che non compia i suoi atti tremendi, alleluia, e i suoi atti tremendi li vuole compiere per la nostra vita, per la nostra casa e per la nostra chiesa, ma non soltanto per questo. Il Signore ci vuole benedire perché noi possiamo andare. È tempo di agire, dice il Signore. È tempo di agire. E come andrò io se sono senza forza? Dove io prenderò questa forza? Signore, la tua parola, efficacemente rendila in me, che io voglio credere sulla tua parola. Se tu hai detto andate, predicate il Vangelo, e questa è la parola, no? E la parola deve essere efficace in noi, e noi dobbiamo andare a predicare il Vangelo. E cosa diremmo? Cose religiose? No, predicheremo il Signore Gesù Cristo venuto dal cielo per portare vita agli uomini e perdono e giustizia. Egli è risorto, Gesù è risorto, Gesù è vivo. Dice il Signore: io verrò, vi vedrò di nuovo. Ma come mi vedrai, Signore? Un modo nuovo, ti vedrò nel tuo cuore, dice il Signore. Io sono venuto a voi nel vostro cuore, non siete più deboli. Io sono forte in voi, non siete forti, Shaddai, io sono l'Onnipotente, alleluia, l'Onnipotente di Israele che fa meraviglie, l'Onnipotente di Israele. È bello che si è alzato da solo quando ha detto Shaddai, ma sì, è Shaddai, chissà perché. E chissà perché proprio El Shaddai è venuta ad alto volume. Alleluia, alleluia. È così, perché El Shaddai, l'Onnipotente, è proprio così. È l'Onnipotente, è colui che opera in noi. Alleluia, in un modo efficace. Che significa efficace? Che produce quello che uno l'ha mandata. La parola ti dice: non viene a me se non prima compie le opere che io l'ho mandato. Alleluia. Perché sei venuto, Signore Gesù, nella mia vita? Perché mi hai visto? Mi hai visto solo, mi hai visto sporco, mi hai visto sanguinante, mi hai visto nel deserto e hai avuto pietà di me. Mi hai visto che ero solo, ti sei avvicinato, mi hai parlato,
mi hai raccolto, mi hai fatto sentire la tua presenza, mi hai fatto sentire il tuo spirito d'amore, mi hai fatto sentire che tu non mi hai mai abbandonato. Finalmente mi hai trovato, Signore. Finalmente oggi tu hai trovato qualcuno in mezzo a noi che sta ascoltando e sta ubbidendo in questo momento. Se tu ubbidisci al Signore, la sua parola sarà efficace dentro di te. Ubbidisci e credi nel Signore Gesù. Ubbidisci al Signore, egli è venuto per dare vita e la giustizia del Signore sarà il tuo vestito. Non più nodo, non più sanguinante, non più arido dentro di te, perché la parola di Dio sarà efficace, non è debole, ma potente in te. Rendi agevole l'opera del mio spirito, rendilo agevole, arrenditi allo Spirito Santo, arrenditi al Signore che Egli è pieno di misericordia, ha visto le tue piaghe, le tue ferite, ha visto quanto tu sei lontano, ma con la sua voce potente ti ha avvicinato e ti ha portato ai suoi piedi affinché la tua bocca si apra e glorifichi il nome di Gesù e lo invochi affinché sii tu salvato, tu e la tua casa, affinché la tua mano non sia più violenta, affinché la tua mano invece è piena di misericordia verso altri, affinché la tua mano... Ti ringrazio, Signore, perché tu ami il tuo popolo. Signore, l'hai chiamato a vivere in pace con te e in pace con i suoi cinegusti. Ti preghiamo, Signore, fa che non ci sia, Signore, non ci sia un popolo seduto, ma un popolo che agisce. Signore, è tempo di agire, Signore. Metti forza, metti efficacia nella nostra vita affinché, Signore, non sia un popolo debole soltanto della domenica, ma sia un popolo forte ogni giorno con quella gioia che tu solo puoi dare, Signore. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo, Signore, per la tua forza in noi, per la tua efficacia dentro di noi. Non più deboli ma forti, dice il Signore, non più deboli ma forti in me, dice il Signore, non forti in voi ma forti in me, dice il Signore. Eccoci, ci presentiamo a te, Padre, e ti ringraziamo, Signore. Questa mattina sono gioioso perché la morte tu l'hai sconfitta nel nome di Gesù. Tu hai sconfitto Satana nel nome di Gesù. Tu hai sconfitto il peccato nel nome di Gesù. Hai portato su di te tutte le malattie e nel nome di Gesù sono tutti guariti, dice il Signore. Tutte le parole che sono uscite dalla mia bocca sono veraci e verranno al compimento. Alleluia. Tutte le parole del Signore, dice il Signore, verranno a compimento perché non l'ha detto un uomo, 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 ma la parola di Dio. Ecco, voi avete creduto alla parola di Dio, dice il Signore, e se l'avete creduta e l'avete ricevuta, la parola di Dio dentro di voi diventerà efficace. Alleluia. Efficace, dice il Signore, porterà frutto. Non più deboli, dice il Signore, voi forti sarete se mi ascolterete e ubbidirete alla mia voce. Vi manderò, voi andrete, parlerete di me, però avete sempre l'orecchio al mio parlare. Avete gli occhi vostri verso di me per non perdervi. Sono stato toccato moltissimo da una predicazione di Gennaro Chiocca. Io non le ho mai sentite quelle cose là. E dice che, non so se l'avete sentita, di Chiocca. Ha avuto un'esperienza particolare questo pastore. Dice che è un uomo grande è entrato nel suo ufficio, vestito tutto di bianco, che voleva parlare con lui e col suo collega che era anche un pastore. E dicevo, ma noi non abbiamo nessun appuntamento con nessuno oggi.
Sì, io devo parlare con voi. Insomma, poi hanno fatto entrare un uomo grande, tutto vestito di bianco. E cosa c'è? Diceva lui. Diceva, devo parlare con voi perché voi siete in prima linea. Diceva. Questo qui diceva, io sono venuto per metterci d'accordo, passate dalla nostra parte. Non era qualcuno di buono. Passate dalla nostra parte. E Gennaro Chiocca diceva, guarda che lo sai che tu sei sconfitto, sì, lo so, è scritto che io sono sconfitto, però il nostro lavoro è questo adesso. Fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, il lavoro suo, maligno, cattivo, perché sa che ha perso, lo sa che ha perso, vuole far passare credenti dalla sua parte. Mi ha fatto ricordare questi tempi della guerra in Ucraina, che hanno fatto la stessa cosa. Gli ucraini hanno mandato messaggi a cose perché i russi passassero dall'altra parte. Allora cos'è? Un atteggiamento normale questo? Non sia mai, fratelli e sorelle, noi abbiamo un unico scopo, che la parola di Dio sia potente in noi e predicata nel nome di Gesù. Non c'è nessuno che passerà dall'altra parte, ma tutti insieme ci aiuteremo e andremo con un cuore unico. Questo è il Signore. Quando la parola di Dio è efficace, diventerà la Chiesa unita. Lo Spirito Santo unirà la Chiesa e innalzerà Gesù. Quando in una Chiesa si parlerà sempre di Cristo, perché c'è lo Spirito Santo. Quando veramente Gesù Cristo viene a toccare i cuori così, perché c'è il Signore, lo Spirito Santo che scioglie anche questa mattina i cuori davanti alla presenza di Dio. Perciò nessuno passerà dall'altra parte. Ma tutti glorificheranno Gesù e combatteranno per la fede. Uniamoci nella fede, uniamoci nel combattimento della fede, perché i tempi sono malvagi. Dice Signore, è tempo di agire. È tempo di agire. Come faremo? Lasciamo che la parola di Dio è efficace in noi, ci fortifichi, ci aiuti, ci organizzi. Ci faccia stare bene insieme. Tutte le volte che voi deciderete, ascoltate la parola, tutte le volte che voi deciderete di fare qualche riunione qui in chiesa, riunione nelle case, sappiate che questa è la volontà di Dio. Non mancate mai. Frequentate la chiesa, frequentate le riunioni, frequentate perché dice Signore, questa è la mia parola, la riconoscete? Questa è la mia parola, sia efficace in voi quando voi ci credete. E se ci credete, venite alle riunioni, combattete insieme con questi fratelli, insieme combinerete veramente delle cose buone davanti al Signore. Non solo ognuno a casa vostra, a casa qua, a casa là. No, unitevi insieme, dice il Signore. Unitevi, state forti insieme, predicate il Vangelo insieme. È la parola di Dio questo sì o no? È scritto nella Bibbia sì o no questo? Allora se è scritto fate in modo che ci credete, così diventerà efficace questo. Non combatterà solo il pastore o altri pochi nella Chiesa. Siete tutti chiamati, dice il Signore, tutti chiamati a combattere il buon combattimento della fede. Ed è bello sentire che la Chiesa unita veramente pregava come abbiamo sentito, unita pregava e unita vinceva e unita perché invocava il nome del Signore e tutto era efficacemente voluto da Dio. Alleluia. Io non ho molte parole, avevo solo questo, forse non l'ho espresso neanche tanto bene, ma se la parola di Dio è vera in voi, se voi dite che l'avete accettata, perché siamo qui stamattina, rendete omaggio al Re e fate ascoltando la parola di Dio che Lui efficacemente possa lavorare nel nostro cuore. Alleluia. Io non ho altro da dire da parte del Signore se non questo, che il vento ha iniziato a soffiare e l'efficacia del vento si farà sentire e produrrà quello che Lui vuole. Amen. Vedi.
Alleluia.